Ciao a tutti, sono Alessio Bruno e oggi sono a Contatto Culturale. Thank you.
Buonasera a tutti amici di Contatto Culturale e benvenuti a una nuova puntata del nostro consueto appuntamento. Abbiamo sentito il brano Edward di Alessio Bruno, un brano che ci ha fatto subito entrare nell'atmosfera della musica che avremo quest'oggi, ovvero la musica jazz. Lo facciamo con Alessio, che è un contrabbassista, ha studiato in Olanda, assieme tra l'altro a un nostro caro amico di Contatto Culturale che abbiamo avuto qualche settimana fa, che è Alessandro De Rosa. Alessio, tu però, terminati i tuoi studi, sei rimasto in Olanda. Sì, io vivo a Rotterdam e ci siamo conosciuti con Alessandro appunto perché abbiamo studiato insieme all'AIA. Abbiamo studiato lì all'AIA, poi dopo io mi sono spostato a Rotterdam, ho fatto un master in jazz qua e poi adesso vivo qua ormai sono 5 anni che vivo a Rotterdam, più altri 5 all'AIA, sono 10. Sai, ero uscito dall'Italia per farmi un'esperienza perché ho studiato prima al Conservatorio a Modena contrabbasso classico. Mm-hmm. E poi nel frattempo, diciamo che così da privatista, insomma da solo, ho studiato anche jazz, ho fatto diverse esperienze, diciamo così, anche lavorative, ho suonato con diversi gruppi, eccetera, eccetera. E poi dopo, una volta terminato il Conservatorio a Modena, volevo farmi un'esperienza fuori dall'Italia. C'era un ragazzo che conoscevo che studiava all'AIA, mm-hmm. sempre di Modena, perché io sono di Modena originario. E quindi sono andato a trovarlo, ho fatto l'esame d'ammissione lì e poi mi hanno preso per jazz, poi mi hanno preso a studiare lì e sono rimasto lì dal 2010, sono ancora qui. Ma come sta andando lì? Nel senso in questi... Cioè tu dici corona... Nel senso come... Situation o... Anche diciamo, anche iniziamo da quello, corona situation, come sta andando? Ma ti dirò, qua è particolare, nel senso che poi soprattutto per noi italiani che abbiamo sentito a casa, sentiamo a casa e poi vediamo qua hanno preso delle, diciamo, delle misure un po' diverse, nel senso che quasi tutto è chiuso, chiaramente tutti i ristoranti, io ho perso tutti i concerti perché diciamo che la mia fonte primaria di sostentamento sono i concerti. Certo. E poi ho un allievo, uno solo, che ho passato su Skype, quindi quello sono riuscito a tenerlo, però tutto il resto io l'ho perso. Quindi sono rimasto proprio, cioè, perché comunque hanno chiuso tutti i locali, tutti i luoghi d'aggregazione, i ristoranti fanno solo take away, delivery, così, consegne, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Il resto è tutto chiuso, non c'è il lockdown totale, però comunque in teoria la gente potrebbe uscire solo o da sola o al massimo in due. E comunque lì di massima consigliano di rimanere a casa il più possibile. Ok, è come da noi qui in Svizzera, non è ufficiale il lockdown, ma... Esatto, però non c'è questa imposizione come in Italia, capito? Non c'è questa cosa, io posso andare fuori, farmi una passeggiata, poi fra l'altro sembra fatta apposta, ma qua di norma il tempo non è che sia un granché, diciamo che è la cosa di cui si lamentano soprattutto gli italiani in generale, ma diciamo come si dice, gli europei meridionali, fra virgolette, chiaramente, perché il tempo è diverso, però sembra fatta apposta, ma adesso ci sono tipo delle giornate di sole bellissime dove in realtà è estremamente complicato stare a casa. Quindi comunque sì, poi a dire il vero io vedo, cioè ci sono delle regole, ma la polizia non è che fa tanto per farle rispettare, quindi diciamo che ho l'idea che un po' l'idea generale sia di andare verso l'immunità di gregge, però vabbè, sì, diciamo più o meno, poi in realtà ufficialmente, politicamente no, però secondo me l'idea un po' è quella lì. E invece, togliendo la situazione corona, quindi fai tanti concerti lì in Olanda? Sì, io di solito lavoro abbastanza, sia in Olanda che anche un po' all'estero, perché comunque qua, diciamo la cosa particolare, volendo parlare un po' dei conservatori qua, è che ci sono tanti paesi diversi, per cui si creano connessioni con tanti musicisti provenienti da un po' tutta Europa e tutto il mondo anche, quindi sono spesso in giro. A fine febbraio, appunto, prima che cominciasse tutto questo delirio, ero in Grecia. Okay. Cioè io il 28 febbraio sono tornato dalla Grecia. Ok. E poi fino all'8 marzo, che è stato l'ultimo concerto, ero a suonare in Belgio. Quindi vabbè, il Belgio è qua vicino, per cui di macchina se sei là, però nel senso, per dirti, c'è un po' questa cosa. A ottobre sono stato in Messico, e per cui sì, diciamo che spesso vengo in Italia anche,
Per cui sì, cioè per cui si possono, diciamo, sviluppare tante opportunità diverse dal punto di vista artistico, dal punto di vista lavorativo, diciamo, e per ampliare il proprio network è ideale. Anche per fare esperienze artistiche diverse, non è solo un discorso, diciamo, legato al Certo. lavoro, ai soldi. Ecco, ma tornando un pochino indietro, la tua, diciamo, quando è nata questa passione per il contrabbasso? Hai cominciato a suonare da piccolo o è venuta più tardi? No, beh, il contrabbasso, diciamo che io l'ho cominciato a suonare che avevo 15-16 anni, più o meno, perché comunque suonavo già il basso elettrico. Io ho cominciato con la chitarra qualche anno prima. Adesso, dirti il vero, non mi ricordo esattamente quanti anni avevo. E poi dopo, diciamo, verso i 13-14, ho cominciato a suonare il basso elettrico. Perché chiaramente c'era il gruppetto di amici che mancava il bassista, sai, solite storie. Certo. Classica situazione così. E allora ho cominciato a suonare il basso elettrico, poi da lì comunque mi sono appassionato e un paio d'anni dopo, 1 o 2 anni dopo, l'unico modo per, diciamo, approfondire la cosa in maniera un po' più intensa, diciamo, un po' più ufficiale, era quella di iscriversi al conservatorio e chiaramente basso elettrico non c'era perché ai tempi non c'erano corsi di pop, rock, jazz. Certo. Soprattutto nel conservatorio di Modena c'era solo classica. Jazz stava un po' partendo, ma era agli inizi, cose così, e quindi
mi iscrissi a contrabbasso classico e cominciai lì e poi, dopo di, poi ho finito lì e poi diciamo da lì dopo è partito, mi sono appassionato perché fra l'altro il primo anno che studiavo lì classico fecero un workshop di jazz, per cui anche diciamo che lì fu il primo contatto con il jazz, diciamo, ai tempi, piano piano mi appassionai, eccetera, eccetera, dopo da lì. Ma all'inizio hai avuto anche esperienze comunque, quindi come strumentista classico, col Sì. contrabbasso? Sì, ho fatto qualche cosa, non ho mai suonato, diciamo, a livello super professionistico, perché ho fatto delle cose così giovanili, delle cose anche insomma dove pagavano, dei festival, delle cose così, però poi dopo, diciamo che da quando poi mi sono spostato in Olanda, lì ho continuato comunque anche lì a studiare classica, ho fatto anche lì dei concerti, diciamo anche pagati, così professionali, però non mi sono mai spinto più di tanto in quell'ambito lì, diciamo a un certo punto è venuto fuori più il discorso jazzistico. Ecco, quindi parlando del discorso appunto jazzistico, cosa hai sentito in questo richiamo al jazz? Come è nato? Cioè, hai un'idea precisa o è partito così man mano col tempo? Beh, diciamo che da quando ho cominciato a suonare anche il basso elettrico, diciamo che sono sempre stato molto affascinato da tutto quello che era l'improvvisazione in generale, tutto quello che non era scritto, no? Cioè, avevo un po' questo fascino che rimane un po', come si può dire, un po' misterioso, un po' non identificato, diciamo, no? Proprio il discorso dell'improvvisazione a me ha sempre affascinato molto. E fra l'altro appunto è adesso che c'è questo periodo un po' diciamo di clausura fra virgolette, appunto sto cercando di job, sto cominciando a fare delle ricerche dal punto di vista improvvisativo sull'improvvisazione anche dal punto di vista filosofico o teatrale o artistico eccetera eccetera, perché diciamo che è un po' una cosa che mi ha sempre molto affascinato, per cui da lì un po' così dal punto di vista proprio diciamo istintivo è venuta questa pulsione e poi dopo piano piano mi sono documentato, appunto questo seminario che feci quando avevo tipo 15-16 anni in conservatorio mi avvicinò molto, mi diede la possibilità di conoscere i primi nomi perché nessuno della mia famiglia è mai stato musicista o nel mondo della musica o minimamente appassionato di musica, per cui io da solo cominciai così, no? A vedermi i nomi, andai nei negozi di dischi a comprare i dischi che chiedevi al titolare, dice, senta, ma io così sto cominciando ad ascoltare jazz, mi piacerebbe un attimo, ho sentito che c'è questo musicista, si chiama Miles Davis, e non so se lei per caso aveva qualcosa. Allora così da lì, no? Si comincia piano piano a imparare, poi dopo è venuto ancora più fuori internet, comunque c'era già Google, cioè, non so se c'era Google o no, però comunque si cominciava anche lì a piano piano a fare le ricerche su internet, poi no, trovi l'amico che anche lui si appassiona, allora cominci a scambiarti idee, nomi e da lì poi dopo piano piano dopo no, poi cominci ad andare ai workshop, appunto, cominci ad andare a lezione, dagli insegnanti che ti cominciano a dire ascolta questo, ascolta quell'altro, poi da quando è arrivato YouTube dopo lì è chiaramente per tutti credo dopo è stata un po', nel senso dopo basta che anche adesso scrivi il nome, boom, e Sì, è tutto molto più parte tutta la semplice. ricerca, esatto, per Certo. questo è diverso. Però sì, è iniziato così, diciamo, c'è stata una pulsione, diciamo diciamo la curiosità anche. Che penso che sia una delle cose più belle e fondamentali per una persona in generale, no? La curiosità è quella che ti spinge a imparare diverse cose e anche un po' a evolverti come essere umano, in un certo senso. Certo. Thank you.
Negli ultimi anni mi sono un po' avvicinato alla musica jazz, no? Perché prima non era uno stile di musica che tendenzialmente ascoltavo, così. Poi da qualche anno, preparando un monologo teatrale che è 900 di Baricco, Ah, in certo. cui appunto il mondo del jazz è, diciamo, l'ambientazione principale in cui avviene tutta questa storia, ho deciso comunque che volevo capire qualcosa in più di questo mondo e mi sono un po' avvicinato, ho cominciato a sentire, sono andato a qualche concerto e appunto una cosa che trovo molto affascinante è proprio vedere nei musicisti, questo si vede magari in generale in tutti i musicisti, però ho notato nei musicisti jazz proprio questo senso della musica che esce proprio da dentro, da un qualcosa di che sia dentro, no? Come appunto dice Baricco, che dice in una scena: se non sai cos'è, allora è jazz. Allora jazz, sì. Sì. No, no, beh, è una cosa estremamente intima, nel senso, cioè, può diventare una cosa estremamente intima, poi non è detto che lo sia sempre, nel senso, chiaramente, cioè, io credo che generalmente questo faccia parte comunque dell'improvvisazione, cioè l'improvvisazione ti dà comunque la libertà un po' di esprimere quello che sei o quello che sei in quel momento esatto, in quel frangente dell'improvvisazione, come poi anche dal punto di vista teatrale penso sia uguale, credo che l'improvvisazione dal punto di vista teatrale può essere, cioè insomma può essere più personale o meno personale, dipende molto da che tipo di persona sei tu, da che tipo di artista sei tu, insomma ci sono persone che hanno molta più facilità nell'essere personali e persone che invece hanno più difficoltà e quindi chiaramente insomma, tutto non è per tutti in un certo senso. Certo. Quindi chiaramente, però sì, può essere estremamente intima e estremamente personale. E quando sei lì davanti a fare un concerto, è un'altra cosa che mi sono domandato, essendo dalla parte del pubblico, no, dello spettatore, quanto ti senti proprio di essere lì a fare un concerto con del pubblico davanti, o ti estranei dentro diciamo, una tua visione interiore nel momento in cui parte, per esempio, un'improvvisazione? Guarda, io ti dico, questo è una cosa che per me è sempre stato un po' in evoluzione, no? Perché quello che fa, cioè, per quello che rappresenta all'inizio, rappresenta in un certo senso, penso un po' per tutti, o perlomeno per la maggior parte, anche una sorta di fuga, no? Cioè, molti artisti utilizzano anche il palcoscenico, diciamo, in generale, sia che tu sia un musicista o un attore o un ballerino, quello che è, insomma un'arte performativa diciamo, che ti fa salire su un palcoscenico, chiaramente questo diventa anche un modo per fuggire da quello che è un po' il mondo normale, no? Per diverse persone. E quindi inizialmente un po' così, ma poi per me con gli anni è cambiato tantissimo, perché comunque sono cambiato anch'io come persona, quindi in realtà se all'inizio cioè, provavi, diciamo, avevi la sensazione di salire su un palco e di provare qualcosa di estremamente intimo e personale, piano piano in realtà con gli anni sta diventando sempre di più qualcosa che comunque coinvolge anche il pubblico, o comunque io voglio che coinvolga anche il pubblico, cioè per me è estremamente importante. Per quanto comunque io sia un contrabbassista e non sia un attore, un ballerino, un cantante, per cui quello che è comunque, diciamo, proprio per quello, perché comunque è un po' più difficile per gli strumentisti entrare in contatto col pubblico. Quindi a volte ho notato che comunque si poteva venire a creare una barriera proprio fra quello che ero io sul palco e facevo io sul palco in quel momento lì e il pubblico fuori da me o fuori da quello che era la musica, per cui questo diventava un po' pericoloso perché vedevo reazioni per la quale, ok, alcune persone erano magari ammaliate da quello che succedeva, però rimaneva una cosa mia che loro non capivano o che si sentivano, diciamo, o non in diritto o addirittura escluse. E quindi questo è diciamo, inizialmente ho cominciato a percepirlo un po' come rischio, nel senso che se poi dopo succede questo, sì, le persone ti vengono a vedere una volta, ma poi la seconda volta già
Cioè, capisci? Invece Certo. penso che sia una nostra responsabilità riuscire anche a coinvolgere quello che è il pubblico e cercare anche di farli entrare, cioè trovare un modo per farli entrare dentro quello che è il nostro mondo. E questa è una delle cose che mi interessa più in assoluto adesso. Cioè, sono di solito le domande che faccio agli amici o ai conoscenti che vengono a vedere i concerti e gli chiedo: ti è piaciuto? Ti sei sentito coinvolto? Non chiedo, hai capito? Perché chiaramente è un concetto un po' diverso, nel senso, capire, neanche io capisco forse quello che faccio molte volte, però nel senso, per cui, no, però la cosa importante è che le persone si sentano in un certo senso partecipi di quello che succede, di quello che sta succedendo sul palco, che si possono immedesimare anche in quello che tu riesca in un certo senso a toccarle in un modo o nell'altro. Penso che questo sia fondamentale. E invece il rapporto tuo come contrabbassista quando sei, per esempio, sul palco o quando stai lavorando con degli altri musicisti, come avviene questo rapporto tra di voi, anche in funzione, chiaramente, ma non solo, dell'improvvisazione? Perché quando mi è capitato di vedere un concerto dove c'era piano, contrabbasso, batteria, quando partiva, cioè, c'era una complicità tra i componenti che era un qualcosa di affascinante da vedere da fuori. Vabbè, certamente, certamente, ma fa parte, adesso non lo voglio sminuire, nel senso non voglio sminuire il fascino romantico, però è un linguaggio, no? Per cui di conseguenza non è sempre detto, nel senso non sempre ci si capisce chiaramente, come anche parlando, è molto simile per me, è una sorta di linguaggio come tutti i linguaggi, per cui noi possiamo capirci immediatamente e quindi diventa una cosa fantastica perché stiamo discutendo di un argomento e immediatamente abbiamo gli stessi pensieri, o a volte capisci, ci sono quelle persone che fai proprio fatica, cioè io dico una Certo. cosa, tu ne capisci un'altra, mi rispondi in un altro, anche se stiamo parlando la stessa lingua, Sì, cioè, sì, sì, capito? sì. Anzi, a volte proprio ti capita di capirti di più con persone magari che parlano lingue diverse perché si dà un po' più importanza all'esterno più che all'interno. Capisci? Anche questo più o meno è lo stesso meccanismo di cui parlavo prima, nel senso che questo scambio avviene, ma ci deve essere sempre un'apertura verso la persona che hai davanti, perché se noi vogliamo imporci come persone sugli altri, ecco, in musica questo non succede mai. Cioè, nel senso, cioè succede, però non è che non succede, però diventa una relazione squilibrata e quindi diventa molto difficile dopo lavorare con queste persone. È un po' come se tu devi lavorare in generale o avere a che fare con una persona che parla, 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 ti dice le sue opinioni, ma poi quando tu cerchi di avere un contatto non ti ascolta. E Sì. Esatto. allora a un certo punto tu questa persona non la chiami più, no? Cioè, nel senso, se dici andiamo fuori a bere una birra, è anche perché mi va di condividere cose, non solo di ascoltare quello che tu hai da dire. E quindi è molto simile nella musica, per cui sì, ci sono momenti stupendi, bellissimi. E momenti anche poi chiaramente quello che tu vedi sul palco, l'80-90% delle volte è un qualcosa che riesci chiaramente, Certo. perché se no non arriverebbe neanche lì in un certo senso. Certo, Quindi certo. quello che tu vedi lì, ed è giusto che sia così, però tutti i, diciamo, come si dice, le fasi che ci sono prima a volte non portano esattamente lì. Però a volte la cosa, questo mi fa pensare a un'altra cosa, la cosa molto simpatica è che a volte, cioè, è successo anche a me, con persone con cui fuori dal palco pensavi, cioè, non avevi niente a che fare, nel momento in cui sali sul palco, incredibilmente cambia. Cioè, come se ci sono persone che comunque, cioè, non è che come tu sei, è vero che come tu sei come persona, poi sei quando sei sul palco in un certo senso. Però ci sono persone invece che sul palco, per via del fatto che hanno capito il meccanismo, hanno più esperienza o per un motivo o per l'altro, cambiano. E quindi lì riesci a trovare un'affinità che fuori non c'era. In un certo senso, non so se è mai capitato anche a te, però a Sì. me un paio di volte è capitato, soprattutto con un ragazzo che non dico che non potevo sopportare, diciamo, Certo. fuori dal palco, ma con la quale tu sai, queste persone che amici di amici che vedi ogni tanto alle feste, eccetera, eccetera, loro parlano e tu sei un po' così, dici. Sì, non Poi trovi hanno. delle affinità, sì. Sì, esatto. Poi a un certo punto arriva una telefonata di una terza persona che dice: Ehi, devo andare in studio a registrare una cosa, ti va di venire? C'è questo ragazzo. E tu lì dici: Ok, cavolo, ok.
Va bene, dai, proviamo. E poi in realtà da lì, incredibile, da lì dopo è diventato uno dei musicisti che ho suonato di più per i successivi 3-4 anni, Sì. quindi cioè, è stata una situazione interessante, diciamo, ma un po' non pensavo di avere questa. Sì. Thank you.
festival di musica jazz, nel senso ho letto che hai suonato in tante manifestazioni e sono questi festival anche qua da noi, qui in Ticino, c'è Lugano, c'è a Ascona, c'è a Chiasso, il festival di jazz, sono delle manifestazioni in cui trovo che in pochi giorni si crea un'atmosfera particolare intorno a questo stile di musica. Sì, certo, è bellissimo, ma cioè, devo anche essere onesto, poi vabbè, dipende, però se devo essere anche onesto che l'Italia, la Svizzera comunque anche sono posti bellissimi, quindi questa cosa aiuta molto. Per cui avere un festival di musica bella fatta da artisti comunque importanti a livello internazionale e comunque in una cornice naturalistico, comunque in una come si dice, Sì, c'è un'atmosfera attorno che esattamente aiuta. un'atmosfera attorno stupenda, questo aiuta Sì. molto, è molto bello anche, cioè, a volte mi sono trovato a suonare in festival in posti dove è bellissimo proprio trovarsi lì in quel momento lì e questa cosa contribuisce molto anche al discorso artistico e espressivo, perché quando sei in un posto stupendo che può essere, non so, circondato dalle montagne o sul mare o in un borgo medievale o tutto quello che ci può essere, quindi sicuramente aiuta tantissimo. Sì. Alessio, ci parli un po' di questo strumento, del contrabbasso? Io l'ho sempre visto come uno strumento grande, quasi gigante, ingombrante, no? Quasi a vederlo sempre lì, molto imponente come strumento. Sì, lo è, in effetti no, non è lo strumento più. Mio padre mi dice sempre la prossima volta flauto. Ero là tutti Sì, perché torti. in effetti non è uno strumento semplice da portarsi dietro. Difatti, tante volte che suono all'estero ne devo sempre noleggiare o trovare uno là. Per Ah, ok. cui sì. Poi in realtà la cosa bella è che soprattutto grazie a Facebook, fra contrabbassisti ci si aiuta tantissimo. Quindi se io vado in un posto, mi è capitato diverse volte di dover contattare della gente che non avevo mai visto, amici di amici o amici di amici di amici che me l'hanno prestato senza nessun problema. E io poi ho fatto anche la stessa cosa quando ho Certo. potuto, chiaramente. Quindi questo sì. No, il contrabbasso è per me è uno strumento estremamente affascinante, credo. Poi diciamo adesso senza fare una storia della musica del contrabbasso, però è uno strumento abbastanza fondamentale che diciamo caratterizza la maggior parte degli stili musicali e delle musiche un po' di diversa provenienza, diciamo dalla musica classica fino anche musica folk, fino a tantissimi, la musica gitana addirittura per citarne una, al contrabbasso, nel senso, o comunque il ruolo del basso è estremamente fondamentale perché andando un po' nello specifico musicale è comunque un ruolo ritmico e armonico allo stesso tempo, quindi diciamo che dà una base ritmica e armonica all'intera band, quindi è un po' il cuore pulsante del gruppo, diciamo, della musica in un certo senso. Non è il protagonista della band o il protagonista del brano, ma è diciamo appunto il collante un po' fra quella che è la batteria, che è uno strumento estremamente ritmico, la chitarra e il pianoforte, comunque sono strumenti armonici, i solisti, le melodie, eccetera, eccetera. Dovrebbe un po' tenerli un po' tutti insieme, in un certo senso. Questo sì. Per cui è uno strumento, anche da questo punto di vista, secondo me, molto affascinante, che può avere una collocazione anche sociale, in un certo senso. Dal punto di vista musicale è estremamente interessante. Se uno in tantissimi stili musicali diversi ci sono delle parti di contrabbasso bellissime, dalla musica classica fino a jazz, rock, pop, o poi passando poi anche per il basso elettrico, eccetera, eccetera. Ma Ci sono. usate modi anche diversi di suonarlo, tra, vabbè, ok, che era classico, l'arco, il pizzicato, ma anche in Sì. veste jazz, cioè, ci sono vari anche effetti che si formano sul contrabbasso particolari. Certo, sì, si possono mettere degli effetti, si possono comprare degli effetti a pedale, insomma, come hanno anche le chitarre, in un certo senso le chitarre elettriche, distorsori, delay, si può sperimentare con tante cose diverse. Oggi poi si fa tanto anche col computer.
Per cui c'è anche questo, ma sì, ci sono tecniche diverse, si può. Diciamo che il pizzicato c'è in tutti gli stili, ma diciamo che sono stili di pizzicato leggermente diversi, anche tipo il pizzicato classico, sono pizzicati un po' diversi da quelli jazzistici, diciamo. Ma poi anche quei jazzisti, a seconda di chi suonava con chi e dove, che tipo di strumento aveva, perché chiaramente anche l'evoluzione del contrabbasso come strumento, questo ha portato anche il musicista a doverlo suonare in maniera diversa, quindi quando non c'era l'amplificazione si utilizzavano delle corde diverse e quindi anche una sorta di, diciamo, attacco diverso delle mani, delle dita, che poi è stato un po' cambiato quando sono subentrati i pick-up, i microfoni a contatto, le corde diventano un po' più sottili, si possono abbassare, quindi comunque anche le dita si possono comunque muovere un po' in maniera diversa, eccetera, eccetera. Per cui, tra l'altro, insomma, mi è venuto in mente adesso che vabbè, può essere interessante per qualcuno, no, però c'è un disco di Oscar Peterson, che è un pianista jazz. È molto famoso con due contrabbassisti che sono uno Ray Brown e l'altro Nils Ørninghøstad Pedersen, che sono uno un contrabbassista di colore americano che diciamo è stato uno dei più fondamentali della storia e l'altro invece è un contrabbassista europeo danese, danese. E lì si può proprio ascoltare diciamo la differenza anche non solo generazionale perché comunque non è che avessero tantissimi anni di differenza, però insomma, diciamo che corrispondevano a due stili, due correnti contrabbassistiche diverse, per cui questo può essere molto interessante anche vedere la differenza un po' di approccio. Abbiamo sentito di te, appunto, dei brani quindi soli con il contrabbasso e poi stiamo ascoltando anche dei brani che sono suonati assieme a una formazione con altri strumenti. Ci parli di questo gruppo? Sì, questo è un quintetto che diciamo che io ho creato penso 2 o 3 anni fa, ed è un quintetto dove non c'è per scelta né il pianoforte né la chitarra. Quindi è un progetto dove c'è contrabbasso, batteria e 3 strumenti a fiato che sono 3 sassofoni, nella maggior parte dei brani, eccetto per uno dove ci sono 2 sassofoni e un clarinetto basso, sempre suonato dagli stessi musicisti. Ma sì, nel 2018 ho registrato un disco per l'etichetta M Records di Fallen Sabina, appunto per questa formazione, che mi ha dato la possibilità di, diciamo, di sviluppare 5 composizioni che sono raccolte nell'album, dove ho approcciato in maniera diversa e particolare, sia dal punto di vista ritmico che dal punto di vista armonico e melodico. Proprio perché non avendo il pianoforte e la chitarra, questo ti dà possibilità, ti dà più possibilità, diciamo che ti dà più libertà dal punto di vista compositivo. Nel senso che non avere uno strumento che ti suona gli accordi e poter quindi lavorare sull'armonia in maniera lineare, questo diciamo che ti apre tante possibilità diverse e diciamo sì, ti fa lavorare anche in maniera diversa su appunto la composizione, sulla melodia, sul ritmo e su diversi aspetti, diciamo in un certo senso. Quindi questa è un po' la particolarità del progetto. E di questo c'è qualche brano in particolare di cui vuoi parlarci perché ha una storia particolare o diciamo tutti hanno una loro caratteristica propria? Ma tutti hanno una loro caratteristica, nel senso non c'è, perché proprio tutti sono stati pensati per questo tipo di formazione. Quindi diciamo che in alcuni ho lavorato su certe cose, in altre su altre, in alcuni ho lavorato diciamo un po' di più dal punto di vista timbrico, cercando di usare i diversi colori dei sassofoni, come in un brano che si chiama Seven Loops. E in altri diciamo che ho provato a lavorare dal punto di vista un po' più ritmico, come ad esempio in Brutto Callo dove c'è questo riff del baritono che comincia il brano. Per cui sì, diciamo invece brani come No Head No Beard ho lavorato più dal punto di vista armonico cercando appunto di caratterizzare ogni linea dei sassofoni in maniera diversa e lavorando armonicamente in 4 linee appunto contrabbasso più tre sassofoni e niente così ognuno. Lady Woodman, che è la ballad, invece, fra virgolette, ha un approccio un po' più cameristico. Quindi ho voluto utilizzare anche lì, lavorare un po' dal punto di vista timbrico.
Sì, diciamo che ognuno è un po' particolare, non c'è, però sono tutti stati pensati apposta per questo tipo di formazione. Bene, Alessio, noi ti ringraziamo per essere stato qui quest'oggi in nostra compagnia. È Grazie, grazie a te, grazie a stato voi. un grandissimo piacere Piacere mio. e noi ora ci ascoltiamo The Chant of a Warrior di Alessio Bruno e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti!